ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 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 Leggiamo dallo Srimad Bhagavatam, il canto quinto, l'impeto creatore. Il capitolo 17, intitolato Il corso del Gange, i versi 15 e 16. Allora, Ilavrite, nella terra conosciuta nella terra conosciuta come Ilavritavarsha. come Ilavritavarsha, Tu, tu, ma, mamma, Bhagavan, Bhagavan, il più potente, il più potente, Bhava, Bhava, Shiva, Shiva, Eka, Eka, solo, solo, Eva, Eva, certamente, certamente, Puman, Puman, maschio, maschio, Na, Na, non, non, Hi, Hi, certamente, certamente, Anyaha, Anyaha, qualcun altro, qualcun altro, Tatra, Tatra, là, là, Aparaha, Aparaha, oltre, oltre, Nirvishati, Nirvishati, entra, entra, Bhavanya, Bhavanya, Shapa, Shapa, Nimittagya, Nimittagya, che conosce la causa che conosce la causa della maledizione di Bhavani, della maledizione di la Bhavani, moglie di Shiva. Yat Yat Pravekshataha, Pravekshataha, che entra per forza in questo tratto di terra. che entra per forza in questo strato di terra. Stribhavaha, Stribhavaha, trasformazione in femmina. trasformazione in femmina. Tat, quello. quello. Paschat, Paschat, più tardi. più tardi. Vakshami, Vakshami, ti spiegherò. ti spiegherò. Traduzione. Shukadeva Goswami disse: nel tratto di terra conosciuto come il Ilavritavarsha, l'unico maschio è Shiva, il più potente tra gli esseri celesti. La dea Durga, moglie di Shiva, non desidera vedere entrare nessun uomo in questa terra. E se qualche sciocco tenta di entrarvi, lo trasforma immediatamente in una donna. Spiegherò tutto questo più tardi, nel nono canto. Possiamo aspettare. Possiamo aspettare. Verso 16. Perché questa è la spiegazione. Ilavritavarsha, sempre Shukadeva Goswami che parla, Shiva è sempre attorniato da 10 miliardi di ancelle della dea Durga che si occupano di lui. L'emanazione quadrupla del Signore Supremo è composta da Vasudeva, Pradyumna, Aniruddha e Sankarsana. Sankarsana, la quarta espansione, è certamente trascendentale, ma a causa delle sue attività di distruzione del mondo materiale sotto l'influenza dell'ignoranza, è conosciuto come Tamasi, cioè la forma del Signore situata sotto l'influenza dell'ignoranza. Shiva sa che Sankarsana è la causa originale della sua stessa esistenza, perciò medita sempre su di lui in estasi cantando questo mantra, che possiamo anche leggere. Non capisco. Sì, che possiamo anche leggere adesso perché non ha spiegazione, però prima leggiamo la spiegazione di questo verso e poi scopriamo qual è questo potentissimo mantra, questo mantra che Shiva recita e canta in estasi. Allora, tanto spiegazione. Talvolta vediamo l'immagine di Shiva immerso in una profonda meditazione. Questo verso spiega che Shiva sta sempre meditando in estasi su Sankarsana. Shiva è incaricato di distruggere il mondo materiale, mentre Brahma crea il mondo materiale e Sri Vishnu lo mantiene. Poiché la distruzione si trova sotto l'influenza dell'ignoranza,
Shiva e le divinità, che è la divinità che egli adora, Sankarsana, sono chiamati tecnicamente Tamasi. Shiva è l'incarnazione del Tamoguna. E poiché sia Shiva sia Sankarsana sono sempre illuminati e situati su un piano trascendentale e non hanno niente a che vedere con le influenze della natura materiale, non con la virtù, non con la passione, nemmeno con l'ignoranza, ma per il fatto che le loro attività li collegano alle influenze dell'ignoranza, sono chiamati talvolta Tamasi, però sono trascendentali. Verso 17, così leggiamo questa preghiera. Il potentissimo Shiva disse, o Signore Supremo, e no, è inutile che la iniziamo a leggere perché non è breve, è lunga, è una lunghissima preghiera, non si limita ad un verso soltanto, quindi ci fermiamo qui. Ok. Omagyanati Mirandasya Gananjana Chalakaya Chakshuru Militam Yenatasmae Shri Gurave Namah. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza. Offro quindi a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Ma un Vishnu Padani Krishna Vrishna Vita Vishnu Madhya Bhakti Vida Vima Lusevita Vrvuti Nama Vida Sente Prabhupada Se Nima Vida Indranta Nama Lupasena Paranashi Krishna Vrishna Kaya Nama Vasate Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvate Devi Goravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadi Shattarine Yashri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. Amen. Hare Krishna. Omaggio a tutti i devoti, c'è Madhaji Gandharvika che scrive Hare Krishna, i miei omaggi, tutte le glorie a Srila Prabhupada. I nostri omaggi a te, tutte le glorie a Srila Prabhupada. Hare Krishna. E un saluto speciale anche a tutti gli altri amici e i devoti che sono appunto collegati in questo momento. Bene, oggi parliamo di Shiva. E... è chiaro. Shiva è una personalità molto... molto importante, speciale. Infatti è spiegato che Shiva possiede un principio esistenziale particolare, speciale, unico, veramente. Sappiamo ci sono tre tipologie di principi esistenziali. C'è l'Ishvara Isha Tattva o Ishvara Tattva, cioè il principio del controllore supremo, che è Vishnu, che è Krishna. Poi c'è il principio dell'energia, delle sue energie, sono i due principi delle sue energie, cioè la sua energia inferiore o appunto Prakriti, Shakti, l'energia materiale, no? E Shakti Tattva è chiamata, Shakti Tattva. E poi c'è l'altra energia, l'altra categoria energetica, l'altro principio esistenziale che sono le anime spirituali, Jiva, Jiva Tattva, Jiva Tattva. Ma Shiva, Shiva incorpora un principio unico praticamente, infatti è chiamato Shiva Tattva, il principio incorporato, il principio esistenziale incorporato da Shiva, Shiva Tattva, e per questo motivo è considerata la tra i Deva, tra i semidei, tra i Deva, tra gli esseri celesti, tra i funzionari dell'universo e quindi collaboratori stretti del Signore Vishnu, è considerato il più elevato. Tant'è vero, per esempio, Brahma. Brahma è all'interno di ogni universo, diciamo, è la personalità più elevata, no? Perché è il primo essere creato, tene Brahma Ridaya di Kavaye, cioè all'interno del suo cuore Vishnu, Krishna, enuncia la conoscenza vedica, tene Brahma Ridaya Adi Kavaye, il primo essere creato, Adi Kavaye, è il primo essere creato. Però sappiamo che in ogni universo c'è un Brahma differente che presiede
ecco appunto, alla giurisdizione di questo universo. Per esempio, per entrare nel dettaglio, nel nostro universo c'è un Brahma a quattro teste, in altri universi ci sono Brahma con più teste, no? Quindi ogni universo ha un suo Brahma, ma Shiva è presente, lo stesso Shiva è presente in ogni universo, un po' come Vishnu, che lo stesso Vishnu, lo stesso Krishna è presente nel cuore di ognuno nella forma di Paramatma, o in ogni atomo nella forma di Antariyami, ma è lo stesso Vishnu, è lo stesso Krishna, è sempre lui. Invece Brahma, ogni universo ha il suo Brahma. Però poi c'è un'altra ragione per cui Shiva è il più elevato di tutti in realtà. Perché? Perché quando Vishnu crea questo universo materiale, non è che con lui contatti direttamente l'energia materiale, non la contatta direttamente, la sua energia illusoria, la sua energia esterna, Maya, non la contatta direttamente, perché Krishna non entra mai in non è mai illuso, non entra mai in contatto con l'illusione. E come la contatta l'energia materiale? Guardandola, con lo sguardo. E quello sguardo è Shiva, in realtà. Quello sguardo lì col quale Krishna contatta, entra in contatto con l'energia materiale, è proprio Shiva. E la Brahma Samhita ci fa questo, poi leggeremo anche volevo condividere un articolo proprio su Shiva di Satyadash, proprio un bellissimo articolo che tratta proprio del principio esistenziale di Shiva e anche di alcuni passatempi e alcuni lila di Shiva. E nella Brahma Samhita, proprio a far comprendere questo, Brahma spiega che Shiva sta a Vishnu come lo yogurt sta al latte, praticamente. Il latte, entrando in contatto con una sostanza acida, come il tamarindo, spiega lo Srimad Bhagavatam, diventa yogurt e ha delle particolari caratteristiche. Quindi è contemporaneamente latte, ma non è latte, e soprattutto dallo yogurt non si può fare il latte. Al contrario, sì, dal latte si può generare lo yogurt. Quindi è Vishnu, entra in contatto con questa sostanza acida, il tamarindo, che sarebbe Maya, l'energia materiale, ed è Shiva, diventa Shiva. Quindi in un certo senso è Vishnu, in un certo senso Shiva. Lo è e non lo è. Così come lo yogurt è latte, però non lo è, veramente. Non ha le stesse applicazioni del latte, lo yogurt. Questo. Quindi non va adorato Shiva, non è da adorare Shiva. Sappiamo che anche nelle Sampradaya c'è la Sampradaya, la Rudra Sampradaya, Vishnu Swami Sampradaya, se non erro, non in barca, va bene, c'è la Rudra Sampradaya, e nella Rudra Sampradaya non è adorato Shiva come Dio, come la suprema personalità di Dio, ma come la personalità che può darci informazioni riguardo di Vishnu e ci può può aiutarci a risvegliare questo amore latente per Vishnu, per Krishna. Quindi non dobbiamo adorarlo, dobbiamo seguire gli Acharya, no? Dobbiamo seguire l'esempio delle grandi anime, però non dobbiamo neanche disprezzarlo. C'è un bellissimo lila nello Srimad Bhagavatam, un bellissimo episodio trascendentale di Citraketu, puro devoto, avrebbe potuto ottenere la realizzazione spirituale in quella contingente vita. Un giorno, sorvolando Kailash, che è la dimora di Shiva, vide Shiva che stava enunciando, no, la filosofia, stava predicando, stava enunciando la filosofia ad alcuni grandi saggi intorno a lui, e sulle sue ginocchia c'era sua moglie Parvati. Allora Citraketu, passando su questa scena, sorvolando questa scena, lo criticò e disse: ecco Shiva che parla di filosofia con una donna sulle sue gambe, no? Lo criticò. Parvati ovviamente si rimbellò, si infuriò a questa affermazione, a questa offesa a suo marito, puro devoto di Krishna, e gli scagliò una maledizione. Shiva no, non si sentì offeso, allora redarguì sua moglie, ma però oramai, diciamo, la maledizione era partita,
Però sappiamo che poiché comunque lei è Durga e Parvati, è la moglie di un puro devoto, una maledizione in realtà è una benedizione, no? Anche quando Krishna maledice, quando i puri devoti maledicono, quando Narada Muni maledice, in realtà non è mai una maledizione, ma una benedizione, si trasforma in una benedizione. È una benedizione sotto le mentite spoglie di una maledizione, però torna sempre a beneficio del destinatario di questa cosiddetta benedizione. E infatti prese una vita, dovette ritornare in questo mondo materiale come demone, però ecco, poi ritornato da Krishna. Questo è spiegato nel sesto canto dello Srimad Bhagavatam, se non ricordo male. Quindi questa storia, questo lila, questo episodio, quello che ci insegna è che dovremmo cercare di sviluppare sempre una mentalità molto equanime e sottomessa, no? umile e sottomessa, e col nostro atteggiamento di servizio umile e sottomesso dovremmo cercare soddisfare gli acharya, perché se sono soddisfatti gli acharya, se sono soddisfatti di noi, del nostro atteggiamento, automaticamente anche Krishna è soddisfatto e quindi potremmo tornare da Krishna. Quindi gli acharya chi sono? Gli acharya sono puri devoti di Krishna, come Shiva è un puro devoto di Krishna, è un acharya Shiva. E quindi dovremmo cercare di sviluppare questo atteggiamento qui, praticamente. Allora io vorrei condividere un articolo su Shiva di Satyaraj Prabhu dal titolo appunto Shiva. Lo traduco dall'inglese, si intitola Shiva l'auspicioso, colui il quale è di buon auspicio. Allora, Shiva è tra le divinità più diffusamente adorate in India, con nomi quali Mahadeva, il più grande dio, o Nataraj, il re dei danzatori, egli è venerato nelle antiche città sante come Benares, dove gli Shivaiti, cioè gli adoratori, così sono chiamati gli adoratori di Shiva, i devoti Shivaiti, votano la propria vita a lui, vedendolo come il supremo signore. Infatti lo è. Come le scritture dicono, lo Srimad Bhagavatam, le scritture dicono questo, che lo Srimad Bhagavatam è la scrittura suprema tra i Purana. Il Gange è il più elevato di tutti i fiumi, il più grande di tutti i fiumi. Il signore Achyuta, Vishnu, è il più grande tra gli dei, tra le divinità. E il signore Shambhu è il più grande tra i devoti del signore Vishnu, Vaishnava Namyata Shambhu. Questo è spiegato nello Srimad Bhagavatam nel dodicesimo canto. In accordo con questo e altre simili affermazioni, Shiva può essere correttamente, a giusta ragione, considerato il più grande, perlomeno tra i devoti, il più grande tra i devoti. Tuttavia, il più grande fra gli dei, il supremo è Vishnu. E questo è già chiarito nel Rig Veda. Il Rig Veda dice: i piedi di loto di Vishnu sono il supremo oggetto, cioè obiettivo, di tutti gli dei. Questi piedi di loto del Signore sono luminosi come il sole nel cielo. Gli Shivaiti comunque tendono a vedere Shiva non solo come il più grande devoto, ma tendono a vederlo come Dio stesso. Ci sono effettivamente delle basi scritturali di questo. Nel Bhagavatam il Signore Vishnu in persona dice: Brahma, il Signore Shiva e Dio siamo la suprema causa della manifestazione materiale.
E sempre Vishnu dice: io sono la il Paramatma, la superanima, l'anima suprema, che sarei il testimone sufficiente in me stesso. Ma a livello impersonale, dice Shiva, dice Vishnu, non c'è differenza fra Brahma, Shiva e me. Chiuse virgolette. In altre parole, queste tre divinità sono una sola divinità, perché sono tutti avatara, ovvero discendenti del Supremo, e si occupano della creazione, del mantenimento e della distruzione di questo mondo materiale. In questo contesto essi sono conosciuti come Guna Avatara, e presiedono i modi, le modalità della passione, passione incorporata da Brahma, il creatore. Presiedono alla modalità della virtù, in particolar modo incorporata da Vishnu, che mantiene, sostiene, e dell'ignoranza. Presiedono i Gunavatara sull'ignoranza. Nella fattispecie, il principio dell'ignoranza è incorporato da Shiva, che è colui il quale distrugge alla fine. Questi tre avatara sono considerati aspetti dello stesso principio di Dio. Tre aspetti di Dio. Anche il Mahabharata, Anushasana Parva 135, dice che Vishnu e Shiva sono non differenti, e anche sono enumerati i nomi Shiva, Sharva, Stanu, Ishana e Rudra, nomi che tradizionalmente si identificano anche con Shiva, fra le migliaia di nomi di Vishnu. Tale identificazione tra Shiva e il Supremo Signore sembrerebbe dare forza all'idea dell'induismo contemporaneo, che secondo cui tutti gli dei menzionati nei Veda sono in realtà uno. Mi sembrerebbe che questa affermazione del Mahabharata vada a foraggiare questa idea dell'induismo moderno. Ma ad uno studio più accurato delle scritture, mostra che mentre c'è ragione nel vedere Shiva come non differente da Vishnu, c'è anche la ragione per distinguere in maniera decisa, chiara e forte i due, cioè che c'è una distinzione chiara tra loro due. In accordo con la Bhagavad Gita, che è accettata praticamente da tutte le classi di trascendentalisti in India, inclusi gli Vaishnava e gli Shivaiti, Vishnu, Krishna sono la stessa persona, Krishna, in accordo con la Bhagavad Gita, è Dio, la suprema personalità di Dio, alla quale suprema personalità di Dio anche Shiva deve inchinarsi, dinanzi alla quale anche Shiva si inchina. Si capisce? Non c'è questione di pensare che questa sia un'opinione o un pregiudizio settario. Krishna identifica se stesso come la sorgente di tutti i mondi materiali e spirituali. Bhagavad Gita 10.8. E Arjuna, sempre nella Bhagavad Gita, conferma che Krishna è proprio il Supremo. Sempre il capitolo 10, 4 versi dopo, verso 12. E inoltre nel capitolo 11 Krishna è definito come il Dio di tutti gli dei. In un numero praticamente incalcolabile di episodi tratti dai Purana, che sono Veda, Shiva è chiaramente visto come un devoto di Vishnu. Per esempio, c'è la storia di Vrikasura, molto divertente questa storia. C'è la storia di Vrikasura, un demone che praticò severe austerità e alla fine chiese a Shiva di dargli una benedizione, di dargli un premio.
ossia il potere di uccidere immediatamente ogni essere vivente che fosse stato da Vrikasura toccato sulla testa. Shiva gli assicurò questo premio, questa benedizione, ma subito si pentì, perché Vrikasura volle subito provare il suo potere su di lui, su Shiva. Allora Shiva scappò, cercando di rifugiarsi, scappò in ogni angolo dell'universo per scappare da questo potere che lui stesso aveva dato al suo devoto. E alla fine dove andò Shiva? A chiedere aiuto a chi? A Vishnu. Andò alla porta del regno di Vishnu. Ascoltando le parole del terrorizzato Shiva, Vishnu escogitò un piano per aiutarlo. Vishnu apparve direttamente di fronte a questo demone Vrikasura e gli disse che Shiva, non bisogna avere molta fiducia di Shiva. E gli disse: Shiva ama scherzare ma anche mentire, disse Vishnu a Vrikasura. E io sono sicuro che non ti ha detto la verità, ti ha preso in giro. Toccati la testa e vedrai da solo che non succederà niente. Scemo questo un po' scemotto questo demone, come ovviamente tutti i demoni. Vrikasura naturalmente si toccò la sua testa, si toccò la testa e morì. Però dice, al di là della simpatia di questo racconto, dice Satyaraj Prabhu, il punto essenziale, la morale di questa storia è che in questo specifico contesto si vede, si nota la superiorità di Vishnu su Shiva, il quale non riuscì a risolvere il problema da solo. Dopo aver percorso l'intero cosmo materiale per scappare da Vrikasura, Shiva cercò rifugio in Vishnu, la suprema personalità di Dio. Ma gli Shivaiti non sono molto d'accordo su questa storia, non la citano molto, e per contrastare questo i devoti di Shiva, i cosiddetti devoti di Shiva direi, citano la tradizione secondo cui Rama, per esempio, Rama sappiamo è Krishna in un'altra forma, citano la tradizione secondo cui Rama, per esempio, è visto e conosciuto come devoto di Shiva. Questo renderebbe questa tradizione, renderebbe asservito a Shiva un avatara di Vishnu, e quindi questo supporta il dogma dello shivaismo. Ma uno studio più attento, più accurato del Ramayana rivela come la devozione di Rama nei confronti di Shiva è una tradizione successiva e che non è supportata dal Ramayana di Valmiki. Inoltre, anche queste tradizioni successive spiegano comunque, quindi anche a voler prendere in esame le tradizioni del Ramayana successive, quelle diciamo non proprio non autorizzate, come quella di Tulasi, mi pare, mi ricordo cita un Ramayana di Tulasi. Un autore di nome Tulasi. Comunque, anche voler prendere in esame e citare queste scritture, comunque c'è da comprendere, qui emerge da queste scritture, che Rama divenne un devoto di Shiva solo per etichetta. Infatti Rama volle diventare un devoto di Shiva più grande di quanto non lo fosse Ravana, che pure era devoto di Shiva, sappiamo, no? Fu Ravana a concedere
Shiva concedere a Ravana la benedizione di non essere ucciso, praticamente diventare immortale, soltanto non essere ucciso dagli umani. Quindi chiese a Shiva, dopo esserne diventato devoto, chiese il permesso di uccidere Ravana in queste versioni del Ramayana, che non sono quella ufficiale e autorizzata di Valmiki. Il Ramayana offre molte storie a riguardo delle glorie di Shiva: la sua distruzione del sacrificio di Daksha, il suo matrimonio con Uma, Parvati, l'aver bevuto l'oceano di veleno, la sua uccisione del demone Andaka, la maledizione di Kandarpa. Però, in definitiva, il Ramayana stabilisce la supremazia di Rama chiaramente. Rama è una manifestazione di Vishnu, quindi è il supremo Rama. La differenza tra Shiva e Vishnu dovrebbe essere ulteriormente delineata. Come Srila Prabhupada dice nello Srimad Bhagavatam, nella spiegazione terzo canto, nono capitolo sedicesimo shloka, citazione: dei tre principali agenti che controllano le tre modalità della natura materiale, Vishnu è onnipotente. Sebbene egli sia in questo mondo, egli è sebbene egli sia nella natura materiale allo scopo di mantenerla, non è controllato dalle leggi della natura materiale. Gli altri due, Brahma e Shiva, sebbene quasi potenti come Vishnu, sono sotto il controllo dell'energia materiale del Supremo Signore. Quindi anche Shiva è sotto il controllo, in accordo con quello che Srila Prabhupada ci rivela, anche Shiva è sotto il controllo dell'energia materiale. Ecco perché è in costante meditazione e concentrazione. Chiuse virgolette. Shiva è superiore a Brahma, che il quale Brahma è un'anima potenziata, ricordiamo. È una jiva. Ma Shiva non è allo stesso livello di Vishnu. È quindi detto che Shiva occupa un livello unico, di un principio esistenziale unico, che merita una sua propria categoria. Questa categoria è definita Shiva Tattva. Per chiarire la posizione del signore Shiva, la Brahma Samhita 5.45 offre una analogia. Quando il latte è trasformato da un acido in yogurt, lo yogurt non è uguale né differente dal latte. Io adoro il signore primordiale Govinda, Krishna, Vishnu, di cui il signore Shiva è una trasformazione tesa all'esecuzione del lavoro di distruzione. Ripeto? Capisce? Si capisce. Chiuse virgolette della traduzione del verso della Brahma Samhita. Anche se il latte e lo yogurt sono essenzialmente non differenti, lo yogurt rimane comunque un prodotto del latte. Colui il quale una persona può usare il latte per fare il ghee, per fare il formaggio, il gelato, per farci lo yogurt, ma nessuno può trasformare lo yogurt in latte, tranne Krishna. Non lo dice però nessuno. Chiaramente, quindi, la divinità di Shiva è intimamente connessa e dipendente da Vishnu. E questo è reso chiaro anche nel Bhagavatam, sempre nel canto terzo, è spiegato che il beato signore Shiva
diviene ancora più benedetto sostenendo sulla sua testa le sacre acque del Gange, che vedono la propria sorgente dall'acqua che lava i piedi di loto del Signore. Il Gange prima lava i piedi del Signore e poi arriva sulla testa di Shiva, che è considerato già un beato Signore, ma lo diventa ancora di più perché mette sulla sua testa il risultato praticamente della lavanda dei piedi del Signore. Srila Prabhupada commenta: il Signore Shiva è importante perché egli tiene sulla sua testa le sacre acque del Gange, che hanno origine dalla lavanda dei piedi del Signore Vishnu. Nell'Hari Bhakti Vilas di Sanatana Goswami è detto che chiunque metta il Supremo Signore e gli dei, incluso il Signore Shiva e il Signore Brahma, sullo stesso piano, diventa un Pashandi, un ateo. È un ateo colui il quale mette sullo stesso piano Vishnu e tutti gli altri dei, compresi Shiva e Brahma. Non dovremmo considerare il Signore Supremo e gli dei sullo stesso piano. Quindi, teologicamente, Shiva è Dio e non differente da Dio, contemporaneamente. A causa, in virtù dell'intimo contatto di Shiva con la qualità dell'ignoranza e con la materia, che la materia è ignorante in maniera innata, è ignorante la materia, in virtù di questo intimo contatto con la guna dell'ignoranza, gli esseri viventi in questo mondo non possono ricevere lo stesso ristoro spirituale adorando Shiva. Allora, riformuliamola, se no non si capisce. Gli esseri viventi in questo mondo materiale non possono ricevere lo stesso ristoro spirituale che riceverebbero adorando Vishnu, se invece adorano Shiva, il quale è comunque in contatto con l'ignoranza di questo mondo materiale. In altre parole, solo Vishnu può accordare la liberazione, non Shiva. Malgrado tutto ci provano. Ci provano ad adorare Shiva. Come menzionato prima, gli adoratori di Shiva sono secondi in numero solo agli adoratori di Vishnu. Shaiva Siddhanta, una forma di Shiva adorata nel sud, adorata enormemente per la maggioranza nel sud dell'India, Shaiva Siddhanta, è una forza da non sottovalutare. È il Vira Shaivism, ovvero l'adorazione del Lingam, è un'altra forma di religione popolare nel sud dell'India, nello stato del Karnataka. Ci sono altre forme di Shiva adorate, ma la sola, ecco questo è il punto fondamentale, la sola adorazione, la sola forma di adorazione autorizzata viene dalla Rudra Sampradaya, anche conosciuta come Vishnu Swami Sampradaya, un lignaggio Vaishnava autorizzato in cui Shiva è adorato come il più grande devoto di Vishnu. I suoi aderenti, i suoi diciamo adoratori, dicono che la liberazione finale viene dalla devozione a Vishnu. E Shiva, dicono questi aderenti alla Rudra Sampradaya, quindi veri, questi sono gli unici veri Shivaiti, in accordo con le cose così come sono, i loro aderenti mostrano, allora, e Shiva, dicono, mostra come essere un perfetto devoto di Vishnu. Acharya, all'Acharya, Shiva è un Acharya, no? Mostra con l'esempio, no? Il Signore Shiva dice:
Mukti pradata sarvesham Vishnureva nasamshayaha. Non c'è dubbio che Vishnu è il liberatore supremo di ognuno. Così, questo è l'articolo di Satyaraj Prabhu, che è un discepolo di Srila Prabhupada, e scrive regolarmente su Back to Godhead. Poi c'è una brevissima appendice, la nascita del Signore Shiva, per conoscerlo ancora meglio, alcuni estrapolati. Le attività trascendentali della nascita del Signore Shiva sono descritte nello Srimad Bhagavatam, terzo canto. Sebbene Brahma cercasse di frenare la sua collera venne fuori dalle sue sopracciglia, e un bambino blu e rosso venne generato immediatamente. Apparve questo bambino rosso e blu dalle sue sopracciglia. Dopo la nascita di Shiva, iniziò a piangere Shiva. O fautore del destino, insegnante dell'universo, piangeva Shiva, rivolto a Brahma. Per favore, gentilmente, dimmi il mio nome e dove devo stare. L'onnipotente Brahma, nato dal fiore di loto, tranquillizzò il ragazzo con parole gentili, accettando la sua richiesta, e disse: non piangere, certamente io soddisferò il tuo desiderio. Subito dopo Brahma disse: o capo degli dei, rivolto a Shiva, tu sarai conosciuto col nome di Rudra dalle persone, perché hai pianto ansiosamente. Mio caro ragazzo, io ho già selezionato i seguenti posti destinati alla tua residenza: il cuore, i sensi, le arie vitali, il cielo, l'aria, il fuoco, l'acqua, la terra, il sole, la luna e le austerità. Mio caro Rudra, tu hai 11 altri nomi: Manu, Manu, Mahinasa, Mahan, Shiva, Rita Dvaja, Ugrareta, Bhava, Kala, Vamadeva e Dhritavrata. O Rudra, tu hai anche 11 mogli, chiamate Rudrani, ed esse sono le seguenti: Di, Driti, Rasala, Uma, Niyut, Sarpi, Ila, Ambika, Iravati, Svadha e Diksha. Chiuse virgolette. Shiva e Parvati, come sua moglie è anche chiamata Parvati, hanno la loro dimora in Shiva Loka. Shiva Loka si trova tra il pianeta materiale e i pianeti spirituali. Se uno vuole vedere, può controllare la Brahma Samhita 543. Hare Krishna. Rantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Eccoci qua. Allora, Madhaji Gandharvika. E anche da dire che col suo esempio Sri Rama insegna che i Deva si possono adorare solo con finalità puramente spirituali, non per benefici materiali. Da non trascurare la ragione interna dell'adorazione di Rama a Shiva, cioè l'estasi dello scambio d'amore tra Sri Vishnu e il suo più grande servitore. Eh sì. Hare Krishna, grazie Madhaji, arrivo. Allora, ricordiamo che oggi pomeriggio alle ore 18 cantiamo Hare Krishna, quindi chi vuole venire, qui le porte sono aperte, e possiamo cantare dalle 6 alle 7, 7 e mezza insieme, qui nella sala del Tempio. E anche in diretta, come da tradizione, su questo stesso sito www.isconroma.it o anche sul canale Iscon Roma di Mayapur TV, di Mayapur.tv. Auguriamo a tutti quanti una buona giornata cosciente di Krishna.
A questa sera, a più tardi. Dai, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Srila Nitai Sachinandana ki jai, Nitai Gora Premanande, Hari Hari Bol.